Faccia Libro mi ha bloccato l'account. Eh sì, perché come una cogliona ho cliccato su un link di un messaggio che mi è arrivato in cui dicevano che postavo cose che non andavano bene. E siccome me ne sono arrivati 4 dei messaggi de merda, io cogliona che ho pensato, ma ci avranno ragione, ma l'avranno fatto sul serio, ma sarò io, ma veramente sto sul cazzo alla gente. Ci ho cliccato come una cogliona. Ma Faccia Libro, che guarda alla tua vita, alla tua sicurezza, mi ha mandato una mail e mi ha detto: ma che ti sei collegata da Pun Chun Tun Tun Chun Tun in Vietnam? E io gli ho risposto: no. E allora prontamente, subito insomma, ho cambiato la mail, ma Faccia Libro non gli è piaciuto e mi ha bloccato l'account Facebook con 3700 follower, con l'accesso a ben 3 pagine di lavoro fotografiche, una miriade di foto, di ricordi, di video, di cose che a tuttora posso dire è stato un bene. Eh sì, perché ogni tanto mi metteva in punizione, un po' come fa TikTok. Ogni tanto mi arrivavano commenti di gente di merda, ma veramente di merda. Come fa TikTok, come fa Instagram, come fanno tutti i social, che mi dava della deficiente, troglodita, analfabeta, persona che ha studiato poco, solo, e dico solo, perché esprimevo pensieri del tutto personali, individuali, dandomi da sola della complottista, ritenendomi libera di pensare e di agire sul mio corpo, sulla mia mente e sulla mia casa. E quindi non ho più accesso al mio profilo Facebook, che ho dal 2009. È bloccato senza possibilità di rientrare. Perché l'assistenza meta, diciamocela tutta, fa veramente cagare. Un po' come il social, un po' come Zuckerberg. E siccome ritengo che non tutto, o meglio, ritengo che tutte le cose che ci accadono per un determinato motivo, grazie Facebook. Mi hai liberato, tu mi hai liberato da questa dipendenza da social. Sì, perché poi il social diventa una dipendenza. Ti dimentichi completamente di stare in un posto irreale, di essere giudicata, additata, offesa da gente che non ci mette manco la faccia perché non c'ha né le palle né il coraggio di far vedere quanto schifo fa anche nel reale. E sì, non ho più accesso alle mie pagine fotografiche. Ma a sto punto l'universo mi vuole dare un segnale e mi vuole dire: fra, smetti di lavorare per gente o di lavorare in questo mondo in cui sono tutti fotografi. Sarsano una mattina, fanno foto di merda e la gente li sceglie per 50 euro di meno, per 20 euro di meno, per 30 euro di meno. Smetti. Rimani nella tua dignità, la persona che sei, continua a fare foto con amore, per amore e professionalmente. E se veramente qualcuno ti vuole cercare e qualcuno sa come lavori, lo farà, senza il bisogno di Facebook. Anche se è vero che rimango a livello professionale e anche individuale su Instagram, anche perché ho chiuso pure il sito. Ho deciso di chiudere il sito. Per anni siscafoto.com non ci andava nessuno, non ci andava nessuno. Mai qualcuno che avesse pensato: oh, questa c'ha un sito, perché è una professionista e c'è una partita IVA. Quindi ho chiuso pure quello. Quindi se mi cercate, mi trovate dove? Su YouTube. E non sono a YouTuber, occhio. Su YouTube ci sto solo perché almeno lì i video, fino ad ora, non me l'hanno ancora segnalati e tolti. Ma ci stanno. È perché qualcuno può vedere e sentire la mia voce. E su Instagram, come Siska Narratrice di Sogni. Ah, dimenticavo, c'ho pure una pagina Telegram nuova, perché quella di prima c'erano tutti falsi Novax, gente de merda. Comunque, oh, è gente. Ma non solo nei social, in generale è pieno di gente di merda. E qualcuno potrebbe dire: ah, pure tu, non mi frequentare, bloccami. Se non ti piace una persona, bloccala. Comunque, si scanna la regia di sogni. C'è ancora su Instagram e su
YouTube e su Telegram. Su Facebook il mio profilo personale non c'è più. Rimangono le mie pagine che non verranno più aggiornate. Ah, grazie Facebook.